Il premio Fiaccola F, Latris quarte quinte di giornata, 16 al via, all'1 Zwicky Fox, Giussi Savarese, al 2 Brio Ferma, Antonio Improda, al 3 Universal Fier LF, Gabriele Quarneti, al 4 Aurea GM, Giuseppe Immobile, al 5 Beverly Star, Giuseppe Trinchillo, al 6 Brucione Fass, Mario Minopoli Junior, al 7 Zeppelin Man, Mario Manzone. Seconda fila 8, Zorever CCSM, Vincenzo Alessandro Junior, 9 Alessandro Bar, Karim Berri, 10 Benedetta FS, Ferdinando Minopoli, 11 Algeria Jet, Filippo Gallo, 12 Tornado Alpino, Francesco Tufano, 13 Virtuoso Luis, Gaetano Rinaldo, 14 Aluette, Edoardo Baldi, in terza fila con il 15 Umbesito, Cristian Fracassa, con il 16 Zelia CCSM, Antonio Di Nardo. Quest'ultimo è il soggetto più appoggiato in chiusura di gioco, allineamento perfetto a 200 dal palo di partenza. Allo stacco dall'esterno ci prova con il 7 Zeppelin Man, ma rientra bene Aurea GM che si trascina Universal Fier LF, poi più indietro in seconda pariglia Brucione Fass, insiste Zeppelin Man nei confronti di Aurea GM, ma non c'è il via libera e ne viene fuori una frazione piuttosto violenta, tant'è che il primo quarto di gara se ne va via nell'ordine del 27 spaccati sul mio cronometro. E così è davanti Zeppelin Man, ma a costo di spesa importante nei confronti di Aurea GM, Universal Fier LF, poi per linee esterne con il numero 13, il più sollecito è stato Virtuoso Luis, 41,9 il passaggio ai 600 di gara da parte del leader Zeppelin Man. E così a metà gara il cronometro che si ferma sul 57,4, Zeppelin Man ancora al comando nei confronti di Aurea GM, Universal Fier, poi con il 2 ancora Brio Ferme, con il 13 provano a progredire prima i Virtuoso Luis, poi gli altri, 1:12,2 il passaggio al chilometro per Zeppelin Man che ancora conduce, ora ha spostato al suo esterno Aurea GM che va all'attacco ai tre quarti di miglio con Universal Fier SM che cerca di scoprirsi, andare anche lui all'esterno di Zeppelin Man che sembra aver speso il meglio, Aurea GM che ora cerca la fuga, i 200 conclusivi da ancora Universal Fier LF, poi più indietro prova a emergere con il 9 anche Alessandro Bar, Alessandro Bar che va su Universal Fier, davanti c'è sempre Aurea GM, il palo si avvicina, i tre sono molto vicini, sul traguardo è probabilmente Alessandro Bar che viene a vincere nei confronti di Universal Fier SM. C'è 46 a chiudere, frazioni un po' invertite sicuramente, ma alla fine la spunta Alessandro Bar, Karim Berri, guida e training con il numero 9 che approfitta del varco e della velocità imposta dagli avversari nella prima parte di gara, il 9 al primo posto, quindi il 3 di Universal Fier al secondo, il 16 probabilmente di Zelia CCSM al terzo, a precedere ancora Aurea GM e Umbesito che dovrebbe essere quinto, quindi questo è il probabile ordine d'arrivo con il 9 di Alessandro Barra che vince di spunto una corsa eccezionale, una corsa bellissima nei confronti di Universal Fier SM LF. Aurea GM dovrebbe essere 9-3-4, cioè scusate 9-3-16, poi 9-3-16-4, 9-3-16-4-15 per il quintè, ma insomma dobbiamo comunque attendere il responso del giudice di arrivo.